Ragazzi, quarta puntata e quindi? Quarta puntata. Boh, bellissima. Iniziamo intro, subito. L'intro più bella di YouTube. Rizzolo! Ma adesso c'è il cazziatone per Rizzolo. Secondo me ma... ora... Mamma. Lo sa che è il rapporto? Lo sa? No, ti spiego. Ah, lui è quello di prima che non si è preoccupato di no, teoria. Poverino. Passato, sto parlando io. Ah, no. Lì perché ha abbandonato il po'? Sto parlando con lei? Perché lo voleva difendere. Eh sì. Poi dice dopo... già sono nei casini. In più se la interrompo mi metto ancora di più nei casini. Meglio che sto zitto. È meglio che sto zitto, aspetto. Perché pensavo di averlo già svegliato e quindi lui si è proprio assicurato che l'altro si alzasse dal letto. Guarda che c'ho ancora quel ciuffettino di capelli tutto scombinato. Sì, ho visto. Sì, io non ci ho fatto caso, ho detto sinceramente. Vabbè, ma uno non se lo va a aspettare che quell'altro si riaddormenti. Esatto, cioè. Sì, guarda che io ti riscuotevo, te non ti svegliavi. Sì, e poi faceva piano da te. Poi faceva piano. Invece lui è sceso e si è tornato su. Non ha pensato. Ma non è che era stanco, poverino. Era stanco, ma devi pensare ai tuoi compagni in quel caso. Spero che la punizione non sia molto severa né per me né per Matteo, che è un angioletto. Che cos'è un angioletto? La recluta Santoro andrà nella squadra. Il giallo non c'è più. Pensa che fallimento, il mio colore preferito. Il tuo colore preferito. Non esatto. Serviamo a niente. Proprio si dissolve tra il blu e il rosso. Chissà come decidono di smistarli. Cioè praticamente diventa Clash Royale. Blu contro rosso. No, è vero. Ciupilan. No, blu. Scontato, perché nei rossi c'era la sfida della fidanzatina. No, secondo me stanno cercando di equilibrare un po' le squadre. Io avrei voluto solo separarmi da Giorgio, perché ha un carattere abbastanza imponente. Giorgio imponente. Ma veramente? Non sembrava, sembrava un agnellino. Ma a me, no, però loro lo vivono diversamente da noi. Sì, noi lo vediamo dal televisore, ma loro... Io lo vedo solo ridere. Naturalmente il caposquadra ha delle caratteristiche. Ha caratteristica. Però è caratteristica. L'unico che ci vedrei per adesso sarebbe Alessandro. Mi sta simpatico, mi sembra una persona che riunisce le persone. Sì, certo, diamo il titolo di capo a quelli che sono simpatici. Non a chi è invece in grado di cazzo. Trainare una squadra. Giorgio mi sembrava uno che trainava la squadra, secondo me. Vabbè, hanno fatto 0 punti. Quando hanno fatto la sfida dei gialli, blu e rossi, sono arrivati secondi la squadra gialla. Chi arriva secondo è soltanto il primo dei perdenti. Dai! Vero. Secondo me William sarebbe un ottimo capo squadra se non fosse che... sia lui che il fratello che Ciupilan sono un filino troppo competitivi. Ma così che funziona? Essere competitivi aumenta la capacità di vincere. Il leader deve essere competitivo, almeno il leader. Se no, non lo so, mettiamo Andreoni a fare... come si chiama quella lì? Albertoni. Mettiamo Albertoni a fare il leader e boh. Lato sinistro e Mattina va a... no, non me la vedo lei come... cioè, immaginate un capo. Allora, tu vai a... Vabbè, ma la sua voce, che c'è? Ho capito di essere un capo. Coglione, vai a destra! Tu, palla di merda, mettiti dietro quell'albero! Quello è un capo. Ma comunque hai visto il salto all'olio? Non ho sentito bene. Hai visto il salto all'olio cuore di Elia? Lato sinistro e Mattina. Il salto all'olio cuore. Inutile solo per scena, vabbè. Esatto, dai. Io invece spero con tutto il cuore che lo faccia fare 1 e 2, perché io voglio la sfida tra gemelli. Sa comunque una sfida tra gemelli. Due Penso squadre, due gemelli, fighissimo. Mamma mia, è agguerrita questa. L'ha presa red, l'ha presa blu. Non ho capito, Morena, dovrei ridere, vero? No, non era una bocella, presa red perché la squadra dei red. Ma è ora di lasciare la caserma per un addestramento in un elemento totalmente nuovo. Wow! Oh! In piscina! E tra poco ci saremo anche noi in piscina. Ops. Andiamo a Tenerife, ragazzi. Spoiler. Mi stiamo parlando del guado, cioè il superamento di un corso d'acqua da parte di una squadra che ha l'equipaggiamento. Devono superare questo fiume o questo lago, che verrà simulato da in una piscina. Con dell'attrezzatura. Mirko, mi iscrive la caserma il prossimo anno, per favore, voglio fare anche io ti devo iscrivere. Caserma, iscrivimi. Iscrivile, iscrivetela. Ti porto un sacco di follower, abbiamo 1 milione di follower, oh. Senti, io porto avvantaggiata. Cioè, vola bassa. Guarda, no, io da casa poi ti guardo. Io volo sempre basso, però in questo momento, se io potessi partecipare alla caserma, sono molto simpatica innanzitutto, quindi questo faccio ridere. Ho qualche dubbio, poi... E l'unico problema è che fare la fine di Cassardo, che mi addormento e non faccio il piantone, ma vabbè, poi sai che piantone su questo dopo. Invece non ho dubbi. E poi però avrei un po' di problemi a dormire nei letti. Io vorrei partecipare, ma non posso perché sono ormai vecchio. Dai, ho 24 programma. Anni, ti prego. Fino ai 25? Sì. Quindi hai un anno di tempo per andare alla caserma. Non ho nemmeno visto un fiume. Io in vita mia è soltanto mare. Ma che cazzo è questo?
se vedi questo video facci sapere nei commenti dove abiti, grazie. Una prova di acquaticità da parte di tutti dove mi interessa. Acquaticità. Acquaticità non si può sentire. Le maniche devono essere allargate. Non sia mai che ti bagni poi. Che figo. Ma come che figo? Con i vestiti si fa la prova. E certo, come la devi fare nudo? Vabbè, in effetti uno non è che si toglie l'uniforme quando è in difficoltà. Immagini, tipo, se sei in guerra, stai scappando, devi attraversare un fiume. Perché ho pensato spogliamoci, cioè. Non si scandalizzava nessuno se lo facevamo in maglietta o in costume addirittura, cioè. Ma io l'ho pensata come lei. No, io l'ho pensata come lei. Ho detto sicuramente, secondo me lei voleva farsi. Perché tu in guerra vai in costume, certo, col fucile, col costume. Mamma mia. Candela in acqua. E rimanete in questa fascia qua a galleggiare per 3 minuti. No, a me darebbe un fastidio immane. Mi sa che questa prova non la passo, Casermina. Farmi, perché no? 3 minuti, ma posso muovermi? Non devo stare, ha detto che devo stare a candela. Io a candela non riesco a stare su. Ma a candela ti devi buttare in acqua. Non è che poi rimani così per 3 minuti che... No, vabbè. Io pensavo di dover stare così. Come faccio a galleggiare se non muovo le mani? Ma raga, ma vedete, ma lei dice che vuole andare alla caserma. Ma se non capisce le indicazioni semplici, tipo buttatevi a candela e rimanete 3 minuti. Io farei troppo ridere, dai. Io ovviamente questo programma farei troppo ridere. Se lei fosse andata alla caserma avreste visto tutti quanti a galleggiare lei così. Ragazzi, posso muovermi? Ma allora sono capace a fare così, dai. No, a me darebbe fastidio farmi il bagno con i vestiti. Non è il freddo con i cavolo, ha detto di tuffarsi a candela e quello si è fatto il tuffo da acrobatico. L'acqua del fiume è decisamente troppo fredda per me. Cioè, io ho bisogno dell'acqua del mare, del sole. Ah, ho capito, l'hanno messa fredda per simulare l'acqua del fiume. Della spiaggia, bel costume. Sì, ma forse Linda non ha capito che si trova alla caserma e non alla spiaggia. Cioè. Alla spa. Poi... Io se vuoi ho il salvagente là, se no stai tranquilla. Ma non dai, non c'ha voglia. Ma scusa, io capisco i traumi, ma ti dai il salvagente, buttati, no? Ma che palle, non è così che funziona. Io sarei migliore, ecco. Entro in acqua, spingo lo zaino con l'arma sopra e nuoto dietro. Mamma mia, ma è difficilissimo. Cioè loro non hanno solo il peso loro, ma devono portare avanti anche. Senza farlo bagnare, senza dentro. Farlo bagnare. E avanzo. Galleggia. Cosa vuol dire galleggia? Sta galleggiando. Vedi che lui si appoggia allo zaino. Deve spingere. Facile così. Ma facile cosa? No, io pensavo che questo andasse a fondo e lui dovesse tenerlo su il tuo zaino. Sta galleggiando lo zaino, mi capisci cosa sto dicendo? Ah, ho capito, è più semplice. Sì. Io mi sono buttato, ho fatto più spruzzi di tutti praticamente. Che... pensavo di essere all'acqua park, sì, William. Sì, no? Lui sì. Linda fa un po' di fatica tutto. Ho visto Matteo che sì, era un po' faticato. E mi è venuto in mente di dargli una spinta e... Ma che carino, Simone, che voleva aiutare l'amichetto che non si è fatto di nuovo aiutare. Perché non si fa aiutare? Infatti voi, io gli dicevo sì, portami pure, grazie. Fredino ha pensato di spogliarsi e strizzare la sua roba. Ma perché? Cioè tu immaginati in guerra, ci sono bombardamenti, c'è gente che scappa. Ehi, vieni, presto, coprimi, presto, vieni qua. Fredino, che cazzo stai facendo? Sei nudo? Sto stendendo capitano. Ho tolto tutta l'acqua. E loro sono fessi. No, ma l'ha fatto con ingenuità. Allora, sì. Comunque io torno sempre a dire, Marco, il fatto che comunque anche se ha fatto una cosa sbagliata, l'ha fatta con educazione. Esatto. A differenza Bingo, dirlo. Bingo. A differenza di chi? Però nessuno mi ha detto che non potevo farlo. Neanche a me nessuno mi dice che non devo mangiare l'erba e sputarla in mezzo agli orti delle persone. Però non lo faccio, cioè. Ma lei proprio non capisce. Non deve rispondere. Mamma mia, lo odia, lei dall'inizio che lo odia. Si vede. Non perdo occasione di voi. Guarda come è contento, sì, che bello, lo stanno sgridando. Sì, le. Ah, non lo so, dillo proprio così. Dillo qua. Silenzio. Cioè, togli la maglietta, strizzala. Hai detto di togliere la maglia. Prende per il culo Fratino. Veramente? Sì, no, dai. Non può sgridare così. No, io non vedo l'ora adesso che lo sgridano. Lui fa ma mi hanno detto che Rosa, si mette la maglietta immediatamente. Rosa, lui l'ha guarda questo, me lo guarda. No, comunque Rosa l'ha capito subito. Appena lei l'ha fulminato, lui si è messo a ridere perché ha detto: pezzi di merda, mi hanno fottuto.
Raga, questo fa troppo male, questa mamma cosa qua. Mia, mi è venuto voglia di fartelo. Quando poi no, giri, tac, no. Oh, hai visto che segni gli ha lasciato? Guarda, guarda che livido che gli ha lasciato tirandogli il coso. Una lettera, l'ho scritto per voi. Ha scritto una lettera per tutti. Lui ha comunque io ho trovato un sacco di umanità. Abbiamo tagliato tante parti perché ci sono delle parti commoventi. Non ci abbiamo voglia abbiamo di farvi vedere. Vabbè. Cioè, lei ha pianto. Non è che ho voglia di far vedere le cose tristi della guerra, molto importanti, le cose dell'etere commoventi. Però ci sono tante cose molto 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 belle in questo programma. La vostra brioche al cioccolato, più dolce che salata. No. Più dolce che salata perché è nero come il cioccolato, non l'ho capita. Per quello? Ormai ho perso il conto, raga, se volete. Però qua non c'è da ridere, mio poverino. No, se qualcosa è rimasto in sospeso. No, come rovinare il momento. Le due persone che hanno saltato il turno di piantone non andranno allo spaccio questa sera. Eh no, però non è una bella sono cosa. Allora, è paradossale la cosa perché sono molto più soft con le punizioni alla caserma rispetto al collegio. No, cosa dici? No, gli facevano imparare le poesie. No, è vero, dai. Ho detto una cazzata, non la mettere sta parte. No, la metto invece. A prendere il latte. Io alla fine leggo Zanna Bianca, mi metto sul letto, a calduccio. Io sono un po' come lui, nel no, senso io che... No, io no, mi diverto. Ma io mi diverto, ma dopo 20 volte che faccio no, con la birra mi scasso il... No, io no. Cioè... No, ma non è possibile che lui da lì senta. No, questo è un effetto di montaggio, ah, okay. Certo. Forse non hai capito, forse eri un po' giù, ma qui di vittorie della squadra blu non ne viste più. Vabbè, ho capito, lui se l'è studiata, ieri l'ha studiata. Ma dai, si è messo dici? Lì, se l'è scritto lì, ha fatto gli schemi. Parto con il freeze e chiudo qui questo ballo. Saliamo di sopra perché ci ho già sgamati il maresciallo. No. Sei un grande. No, no. Cioè, non ho capito, stanno ballando sul silenzio. Ci si mette a ballare in gruppo sulla trombetta. Sulla trombetta. Sulla trombetta. Se io scorreggio, no, vabbè, ma te la faccio a te. La scorreggio sale o scende? Che cacchio di domande fa? Ma tecnicamente la scorreggia avendo una temperatura più calda scende. No, la temperatura alta sale. Ah, sale? Dovrebbe salire perché è aria più calda. Che bravo! Bravissimo! Datemi un premio Nobel! L'artista ci fa legato di più con te, con me. Deve essere l'unica persona con cui non ho legato. Beh, è un bel modo per legare parlando di scorregge. Cioè. Per me personalmente, no. Il pezzo di questo messo consiglio per me. Quando vai a bere senti una persona. Ma perché? Fuori di questo contesto magari. Cosa c'entra? Tu sei alla caserma, devi. Non è che dici. Non è che non parli con uno perché fuori da dalla caserma. Contesto. Cioè proprio cosa magari c'entra? Proprio per il fatto che magari sei in questo contesto potresti legare con una persona che magari al di fuori non legheresti. Esatto, invece, cioè, è bella un'esperienza fatta apposta per cercare di legare, di far legare tra persone completamente differenti, con dei caratteri incompatibili. Questo è tipo un esperimento sociale. Se magari inizi a conoscermi realmente. Inizi a capire che sono un altro tipo di persona rispetto alla quale tu hai fatto un'analisi errata e prematura. Questo sta facendo un Giovanni nella situazione. Perché lavoriamo nella meccanica di precisione. Mannaggia. Immaginati tu soldati. E ride. E Ciupilan ride. Ma sì, perché lui si immagina due soldati che stanno entrando a fare un'incursione per, tipo per, che ne so, per ammazzare qualcuno. Lui, mannaggia. Libero. Madonna, però, la voglia di Nicolas, cioè di William, chi è questo? Questo è Nicolas, però è normale che libero. Sia libero. Cioè, è un'esercitazione finta. È il comandante. Ma perché il comandante ha il cerotto nell'orecchio? Ma perché tu devi interrompere quando parla per chiedere se c'ha il cerotto nell'orecchio? Ma che me ne frega? Poi ci sono quattro domande. Avete un minuto dal mio via. Ok, adesso devono rispondere a quattro domande. Chi dovrebbe ricoprire il ruolo di capo nella tua squadra? Oddio, li mettono uno contro l'altro. No, stanno facendo fare tipo delle votazioni anonime. Ah, ok. A quale elemento della tua squadra rinunceresti per un elemento della squadra avversaria? Oh mio Dio. Cioè, gli ha chiesto a quale elemento della tua squadra rinunceresti per uno dell'altra. Tipo, chi è che faresti faresti morire? Se ci fosse ancora Albertoni avrebbero la risposta. Eh beh, sì, perché lei non aveva neanche voglia. Ma Albertoni ha fatto una stronzata ad andarsene. Fatto lei era nei blu.
che sono quelli che hanno vinto sempre. Esatto. A parte tranne l'ultima che adesso hanno vinto i rossi. Martina, ma perché te ne sei andata? Ma perché? Vorrei rosa perché, non so, cioè mi trovo molto bene con lui. Simpatico. Ti piace? È carino. Cioè, vedi, è carino. Lei ha scelto rosa perché è carino. Io non ho letto la domanda. Ma non ho letto una domanda. Quattro domande c'erano. Personalmente non mi sarei autovotata. Una scelta personale. Ma si è autovotato, William? E beh, personalità. Forse un po' da menosi. Ho pensato, se uno deve fare il capitano, deve avere anche le palle di dire che sono il capitano. Vabbè, però il ragionamento non è sbagliato. Bravo, William. Mi piace. Luca è quello che ha tutte le caratteristiche per essere... Si fa i gratini da solo, Luca, hai visto? Certo, perché visto come me non ha una ragazza che sta lì. Luca gli faceva, si faceva così nella testa, ragazzi. Adesso ci hanno fatto scegliere chi doveva stare fuori dalla squadra. Il primo nome che mi è venuto in mente è stato Naomi Akano. Poverino, sei quasi sentito dispiaciuto, hai visto? Tanto perché purtroppo un nome lo si deve fare, quindi... So. Il primo nome che ti è capitato è il mio. Cioè, io preferisco che tu mi dica non mi vuoi nella squadra. Poverino, però guarda che carino, si sentiva in colpa, gliel'ha detto! Sì, però, cioè, è anche lei quello che dice, cioè sì, oh, no. Ha ragione, nel senso, sì, guarda caso, tu, tra tutti i nomi, il mio. Cioè, su certe cose un po' ingenuo. Comunque io la penso come Ciupi, eh. Ovvero? Mi sembra, Linda mi sembra proprio... Non mi sembra falsa, finta. Cioè sta dicendo praticamente che Elena sta con lui perché c'ha 7 milioni su TikTok. Adesso è troppo presto. Praticamente hai detto che lei è insopportabile, ma non è vero. La vedo un po' falsa nei confronti di William e nei confronti di molta gente. Cioè, ma sta insultando la ragazza con che... Ah, beh, che vuol dire? Gli ho amici... capito, ma davanti alla telecamera fai così. E Elena al contrario sembra che voglia una cosa che vuole esporre al mondo. E poi quando siamo veramente vicini da soli non c'è nulla. Quello mi dà più fastidio di tutto. Questa un po' si nota. Si nota. Ovviamente loro lo sapranno, eh, più di noi, perché però da fuori si vede sempre, sì, che tipo non hanno mai dei momenti per loro. Invece Linda si vede che lo cerca, ma non lo cerca. Sì, ma anche delle cavolate. Tipo, prima stava andando nella camera, è passata, sì, ha dato un bacio a Ciupila. Ma sì, cavolatine. Armadietto chiuso, zaino sopra, scarpe in ordine. Ok, quindi praticamente hanno dato un ultimatum a Fratino dicendo che lui prima della colazione deve dire la situazione, camere, se è tutto a posto, letti, cose, eccetera. Gliel'ha detto. Grande. Se uso il cervello dico questa cosa sta con me perché c'è un motivo. E sinceramente sappiamo in quanti la pensano così. Ma figurati. Ma cosa chi lo pensa? Il mio fratello. Tuo di Giorgio. Non ci ringraziare. Beh, tanto noi spoiler stanno ancora insieme. Sì, infatti. Quindi voglio dire. E ma sinceramente non sono solo io a pensarlo. Chi lo pensa? Tuo fratello Giorgio. Sono molte più persone e questo mi fa capire che allora avevo ragione. Perché c'era anche quando mi ero arrabbiato con te. Ma questo mi fa capire che sono le persone false con me. Loro hanno detto che il loro rapporto non era vero. Non hanno detto che lei è una cattiva persona. Loro hanno detto che il loro rapporto non è vero perché lei sta con lui, perché lui ha i follower, punto. Quindi non sono delle amiche, punto. Il problema sorge quando lui mi dice che sono falsa e che lo pensano altre 5 persone. No, non mi sembra presa da quello che vedo esternamente. Poi sì, devo dire che stanno ancora insieme, quindi magari non era poi solo quello. C'è da dire però che io preferisco molto più una Linda che, come diceva Giorgio, è sincera, perché Elena gli ha chiesto cosa ne pensi e lei gli ha detto non c'entrate, gli ha detto in faccia. Invece Erika e Alice glielo dicono alle spalle e questo è sbagliato. Ha ragione, ma pensa a essere pugnalate alle spalle così. C'è qualcuno che pugnala le spalle di brutto. E lei tra l'altro non sa neanche chi l'ha detto. Chi sono queste persone, le ragazze? Stai con noi. Da persone così, se lo fai una volta lo farei sempre, io mi allontanerei, mi. Nella vita reale assolutamente sì. E questa è una vita reale. Loro devono convivere ancora a 8 giorni. Sì, ma nella reaction sto dicendo che hanno fatto poi dopo, erano insieme. E dico, tu fai una reaction con una persona che prima ti ha detto delle cose così alle spalle. Ma quello non l'abbiamo messo. E allora perché lui dice che voi dite questa cosa? Comunque raga, che merda. Io e lei siamo insieme e lei mi lascia perché dice che sono falso. Secondo te gli dico, vabbè, però rimaniamo amici. Non me la sento di dargli contro, perché comunque... No, però io capisco anche lei che poi si trova in una situazione di disagio. Sì. Però in un dai, ambiente scusami. In cui si è costretto a rimanere insieme. Ma basta, me ne vado io. Ma perché siete tutti dei pazzi di merda? Pazzi o pezzi? Ma non ho capito se pazzi. Pazzi di merda o pezzi di merda. E prendere esempio, se io sono fatta così non vuol dire che sono falsa. Io non cambio perché devo far contento te. Ma non è... No, ha ragione Elena, mi spiace, sono delle false le altre, sono proprio delle false. Io sono buona, tengo dentro, poi
No, Ele viene un attimo un corno, c'ha ragione, ha ragione. Una cosa che io ti posso assicurare è che né dalla mia bocca, né dalla sua è uscito Elena è falsa. Questo mamma mia. Sei mamma sicura? Mia. Cioè, William ha detto che sono state proprio Alice e Erika a dire che lei è falsa e mo' di... No, perché le sto rivalutando? Ora le rivaluto questa. Io ho detto che anche voi pensate che lei è falsa con me. Questo avete detto? Bene. Noi abbiamo detto che lei è falsa con te. Non con te, nei tuoi confronti. Sì, hanno detto quello, ma perché hanno non lo... Hanno detto quello e sono ancora più false perché negano di averlo detto. Come una critica costruttiva. La critica costruttiva non si fa alle spalle, partiamo da questo presupposto. Vabbè, che non l'avete detto, l'ho detto solo. L'abbiamo detto? L'ho detto solo. Sarà una cavolata del genere che si è inventata lui a distruggere il nostro rapporto? No, non, Elena, se non l'ha inventata lui, tanto la vedrai nelle Elena, puntate. Elena, guardati le spalle. Guardati le spalle, fidati. Per questo video salutiamo Giada, Sebastiano e Antonio. Se volete anche voi essere salutati nel prossimo video, seguiteci su Instagram e mandateci questo screen. Perfetto ragazzi, la quarta puntata finisce qui e si sta scaricando la batteria, quindi dobbiamo essere velocissimi. Ciao, vi vogliamo tanto bene, ciao. Maialina, ti perché la devi... Stavo dormendo.